Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Dopo aver fatto il video sui miei film preferiti per la Get to Know Me di questo mese di giugno, ho intenzione di farvi anche un video sulle serie TV, le mie serie TV preferite. Avevo fatto già un video al riguardo, ve lo lascio su nelle schede e cito nuovamente alcune serie TV che avevo già citato. Ovviamente partiamo con Lost. Lost è un viaggio meraviglioso che consiglio a tutti di iniziare, di fare, anche di continuare. Io ve lo consiglio tantissimo, più di tutto perché è ingrippatissimo, quindi secondo me passare delle giornate a pensare a che cosa è successo, cosa succederà. Per me è stato così, quindi consiglio anche a voi di iniziare questa serie TV perché parte un viaggio bellissimo, come ho appena detto, ma vi prenderà e non la steccherete più, non credo che mollerete più Lost. Cioè, io invidio tantissimo le persone che stanno guardando Lost senza sapere niente, perché io guarderei Lost in loop. Veramente in loop senza ricordarmi niente, cioè iniziare Lost, finire, dimenticarmi tutto e poi iniziare da capo. Questo è il mio più grande desiderio della vita. Però non posso purtroppo e vabbè, accontentiamoci. Poi abbiamo Game of Thrones. Allora, Game of Thrones anche non è una serie TV che è per tutti, perché c'è sangue, c'è morte, c'è violenza, c'è tanto sesso, quindi non consiglio GOT, come se così non consiglio a Lost a chi non è interessato a vedere determinate cose. Però io dico sempre provate. Se poi non vi piace, non vi piace, ma sia Lost che Game of Thrones sono due serie TV che secondo me almeno una volta nella vita vanno viste. Poi ovviamente vabbè, il libro di Game of Thrones è totalmente diverso, ma non per la trama, ma perché questi temi che ho appena detto sono più marcati. E poi George Martin ha una penna pesantissima e vabbè, poi è solito non finire le serie che inizia, vabbè, ma questo mi ci devo solo incazzare io. Ma la prossima serie TV che avevo già citato è Grey's Anatomy. Grey's Anatomy credo sia il medical drama più longevo, 15 anni, 16 stagioni e di cose sono successe, chi viene, chi va, chi torna, chi invece viene, non se ne va più, di cose sono successe, matrimoni, figli, tradimenti, chi ne ha più ne metta. E veramente c'è, cioè, lo strazio più tardi di cose ne sono successe tante che secondo me in nessun'altra serie TV è successo tutto sul bordello mai nella vita. Però Grey's Anatomy ha fatto un decollo che io tipo cosa all'inizio, soprattutto poi una discesa unica, però io sono comunque molto affezionata, sono ormai 2 anni che guardo Grey's Anatomy e dir poco in realtà, però mi ci sono infognata troppo e quindi alla fine è come se la vedessi da una vita, perché recupererei 13 stagioni, perché ho dovuto recuperare 13 stagioni e la vedevo praticamente tutti i giorni, quindi un anno solo di Grey's Anatomy praticamente. E poi gli altri 2 anni sono di seguirla passo passo con l'America, quindi di avere l'adrenalina di aspettare, anche se poi questa adrenalina purtroppo non c'è più. Però vabbè, comunque sono molto affezionata e penso di concluderla, di aspettare la fine e concluderla invece di abbandonarla. Poi un'altra. Poi altre 3 serie TV che avevo già nominato fanno parte di un solo universo, che sono le serie che compongono One Chicago, quindi Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. Sono intrecciate tra loro, nonostante abbiano 3 storie differenti, però qualcosa in comune lo hanno. Infatti Chicago Fire, che è una serie TV sui vampiri, oltre che vita privata dei pompieri, oltre che lavorativa, ha una protagonista che ha un fratello che è una guest in Chicago Fire, ma protagonista in Chicago PD, quindi un poliziotto. E Chicago PD ovviamente racconterà vita privata e lavorativa di alcuni poliziotti, tra cui il fratello ovviamente del pompiere di Chicago Fire. Poi un altro poliziotto di Chicago PD ha un fratello medico che è protagonista di Chicago Med, che ripeto, racconta la vita privata e lavorativa di alcuni medici.
naturalmente la vita privata e lavorativa sia dei pompieri che dei poliziotti e dei medici di queste tre serie TV si intrecciano tra di loro. Ci sono dei crossover tra le tre serie TV ogni anno, e non solo, in realtà c'è stato anche qualche crossover con un'altra serie TV, da One Order se non sbaglio, che è dello stesso produttore di Wolf. E io le adoro, cioè io non aspetto altro che i crossover di One Chicago. Io mi sto innamorando più che altro ultimamente dei pompieri, infatti un'altra serie TV che vi voglio citare è 911, che però non è allo stesso livello di Chicago Fire. Assolutamente, Chicago Fire è un altro livello completamente rispetto a 911, che non racconta solo la vita dei pompieri ma anche di una ragazza, signora all'inizio, poi di una ragazza, vabbè, che fa la centralinista, non lo so se si chiama così, però riceve le chiamate di emergenza e manda appunto i soccorsi a chi ha chiamato il 911. Però ripeto, non ha niente a che fare con Chicago Fire. Proprio Chicago Fire è proprio elevato a tutte le serie TV sui pompieri che ho visto, poi non ho visto tantissime. Ho visto sono tre, appunto: Chicago Fire, 911 e Station 19, e però non rientra in realtà tra le mie preferite. Poi c'è un'altra serie TV che mi sta facendo uscire pazza, soprattutto con l'ultima stagione, che è Killing Eve. Cioè, io tipo, vabbè, io l'avevo iniziata solamente per l'attrice che ha interpretato Christina Yang in Grey's Anatomy, e la adoro, cioè io non so perché sono così malata di mente andarmi a guardare queste serie TV, però vabbè, cioè alla fine Killing Eve è molto molto bella, molto ansiogena più che altro, quindi se voi amate avere l'ansia, non come me, potete provare a vedere Killing Eve, provate, cioè il mio, ripeto, consiglio è sempre provare a guardare serie TV e poi vedere effettivamente se vi può piacere oppure no. Un'altra serie TV che mi piace tantissimo, che però è come Grey's Anatomy, è The Walking Dead. Allora, The Walking Dead è parte, una bellissima, cioè per me è la serie TV più bella del mondo, però purtroppo non lo è più, non posso più definire The Walking Dead la mia TV preferita, perché purtroppo The Walking Dead è come Grey's Anatomy, cioè da tipo bellissimo a far schifo, cioè veramente fa schifo The Walking Dead, a parte che non si sa neanche se adesso uscirà più la stagione ottobre, la nuova, perché col coronavirus qua non si sa più niente. E boh, vabbè, questo vabbè vale per tutte le serie TV che devono uscire in inverno 2020. Purtroppo The Walking Dead rientra in questa lista solamente perché mi ci sono affezionata ormai. The Walking Dead lo seguo da 4 anni e mezzo, quindi ci sono affezionata solamente per quello, la cito, perché altrimenti non ve la consiglio affatto. Non guardate The Walking Dead se vi volete fare del bene, perché non c'è più niente di The Walking Dead ormai, c'è il trash assurdo, vabbè, cioè o fai come il fumetto oppure la smetti, cioè concludi. Poi l'ultima è Supernatural. Per Supernatural è lo stesso discorso che facevo per Grey's Anatomy, perché in realtà ho iniziato a seguire Supernatural solamente quando ho scoperto che la 15ª stagione sarebbe stata l'ultima, quindi neanche iniziava la 15ª. Ho recuperato 14 stagioni veramente in poco tempo, però era questione di giorni, cioè io la vedevo praticamente tutti i giorni Supernatural. Adesso sto aspettando le nuove puntate perché ora sono in pari, quindi sto seguendo con l'America. Non ci posso credere che sta finendo, cioè io mi sono affezionata così ai personaggi come se niente fosse, come se la guardassi da una vita, quando in realtà la guardo neanche da un anno, e mi dispiace un sacco perché mi piace un sacco Supernatural. Non pensavo, cioè non volevo mai iniziare Supernatural perché erano tantissime stagioni. Poi ce l'ho fatta perché mi sono detta: hai recuperato 13 stagioni di Grey's Anatomy, perché non dovresti recuperare 14 stagioni di Supernatural? E infatti così è stato, recuperato Supernatural in meno tempo rispetto a Grey's Anatomy, perché Grey's Anatomy sapevo che potevo prendermela comoda,
però con Supernatural no, perché volevo seguire l'ultima stagione passo passo, quindi puntata dopo puntata, quindi sto aspettando le puntate che escono in America, che vengono tradotte, bla bla bla, tutte le cose che si fanno. Niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre serie TV preferite, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.